Questi non sono solo giochi. E ve lo mostreremo. I videogiochi sono anche divertimento, ma possono anche creare ricordi, offrire rifugio o persino entrarti in testa come un tarlo. Sì, perché ogni videogioco ha un'anima, un'ambizione precisa, che lo sappia o meno, ma troppo spesso finisce sepolta sotto strategie di marketing, cicli di hype e la schiacciante paura di aver osato troppo. Meglio giocarsi l'anima al tavolo del capitalismo puntando tutto sul mainstream o rimanere fedeli a se stessi e rischiare l'oblio in fondo al catalogo Steam? Una domanda difficile per molti giochi, soprattutto indie. Ma non per tutti. Certi giochi hanno un'anima che risplende, ma soprattutto certi giochi riescono a toccare la nostra di anima, ci emozionano e ci lasciano qualcosa che non dimenticheremo mai. Perché videogiochiamo? Non esiste una risposta definitiva alla domanda. C'è chi vuole spegnere il cervello dopo un'infernale giornata di lavoro, chi è determinato a diventare il migliore in qualcosa o chi cerca nel medium emozioni e arte. Qualunque sia la tua risposta, ogni tanto i videogiochi hanno modo di sorprenderci. A volte con un'immensa produzione AAA, altre volte invece ci vuole un indie polacco minimalista di uno sviluppatore morto suicida giovanissimo. Copie vendute, 2. Ma quando accade, quando l'arte incontra la nostra sensibilità, il videogioco smette di funzionare per sistemi e sottosistemi e di colpo inizia a parlare direttamente alla nostra anima, alle nostre emozioni. Sono esperienze trasformative, a volte brevi come una cutscene, altre volte brevi come una cutscene di Kojima. Insomma, sono eventi che lasciano il segno, a volte emozioni complesse e pensieri profondi, altre volte semplici riflessioni. Ma la cosa più importante è che queste esperienze creino ricordi duraturi. Eppure non c'è cosa più soggettiva delle impressioni e dei ricordi, come non ci saranno mai due persone che videogiocano per l'anima allo stesso modo. Per questo non ci illudiamo di potervi dire altro, se non la nostra personale esperienza, senza pretese di oggettività. Solo brevi storie, intrecciate al filo rosso di quella magia che avviene quando un animo sensibile incontra un'opera ispirata. Videogiocare per l'anima. Dall'inizio del progetto ho prestato la mia voce a Level Art per raccontarvi i giochi che più ci hanno colpito. Oggi però vi parlo di una mia memoria, e lo faccio semplicemente come Alessandro. Io videogioco da una vita, sono più di 20 anni che questa passione mi accompagna, e a dirla tutta alcuni dei miei ricordi più importanti sono inseparabili dai titoli che stavo giocando in quel periodo. Il gioco di Hercules è la spensieratezza della mia infanzia, Uncharted 4 è l'ansia per l'esame di maturità e l'avventura che mi attendeva oltre. Night in the Woods è il ritorno dolce amaro a casa dei miei, dopo che casa era diventato un altro posto. E poi c'è Cuphead. Ve lo ricordate Cuphead, sì? Quel giochino adorabile ma infame, il Dark Souls dei cartoni animati o qualcosa del genere. Ecco, per me Cuphead è un intercity diretto a Milano e un'ultima fuga adolescenziale dal mondo degli adulti. Tranquilli, ora vi spiego. Era il 2017, io avevo 20 anni e Cuphead era diventato un vero fenomeno mediatico. Come spesso accade a quell'età, mi terrorizzava l'idea di diventare adulto. Perciò cercai conforto in quel gioco curioso, coi suoi disegni stupendi e i suoi game over dolorosissimi. E forse avevo bisogno di riempirle quelle giornate. Di non pensare a quel ronzio di sottofondo che lentamente mi stava facendo andare fuori di testa. Tutto attorno a me cambiava, e il mio futuro cambiava. Mentre io sentivo il mondo scivolarmi addosso, costretto a guardare gli altri sfrecciare via verso l'età adulta, l'università, le responsabilità. E intanto io giocavo a Cuphead, riversando su quel gioco le mie angosce, per trasformarle in determinazione. Lì avevo uno scopo preciso, una barra del progresso, e almeno per qualche ora giocavo sereno. Sapevo bene che non sarebbe bastato, ma mi accorsi, lo ammetto con un certo sollievo, di non essere il solo in questa situazione. Matteo era fissato quanto me sia con Cuphead che con la paura di crescere, mentre Andrew in quel periodo sfogava ansie simili nell'ennesima run di Dark Souls. Ma allora videogiocare per l'anima è stato per noi unire le forze e affrontare insieme le nostre paure? Assolutamente no. Siamo scappati tutti e tre a Milano giocando a Cuphead per tutto il viaggio. Sì, perché ci venne la bella idea di provare a finire Cuphead in quel viaggio. Vi lascio immaginare che bella vista. Un treno pieno di adulti indaffarati e famiglie in viaggio e in mezzo tre ventenni rumorosi che si incitano a vicenda tra imprecazioni e suoni grotteschi. Va da sé che non riuscimmo a finire Cuphead prima di arrivare a Milano. Era una sfida persa in partenza e una persona può essere umiliata solo tanto così da quell'amica delle guardie della Pemaglia. Per non parlare del drago e dei suoi tizzoni sorridenti, delle nuvole che ti sfuggono da sotto i piedi, dei lanciafiamme che ti sciottano da una parte all'altra d'Italia. Ci ho rigiocato qualche tempo fa Cuphead e devo dire che l'ho trovato più facile di allora. Forse memoria muscolare, o forse sono io che sono cresciuto. Ho giocato altri giochi e ho maturato nuove abilità. Ma qualunque sia il motivo, Cuphead nel 2017 mi ha toccato l'anima. E condividere quel gioco su quel treno mi ha aiutato a realizzare che ognuno diventa adulto a modo suo, coi propri tempi, e che parte del mio modo di essere adulto è videogiocare. Per me, videogiocare significa esplorare nuovi mondi, vivere avventure uniche, e soprattutto creare ricordi indelebili.
In fondo non siamo altro che la somma delle nostre memorie, delle esperienze e, perché no, dei videogiochi che ci hanno toccato l'anima. Per me invece videogiocare per l'anima è anche altro. È trovare un porto sicuro dove attraccare quando il mare, o il mondo intero, è in tempesta. Ciao, io sono Nicola. Fino adesso ho lavorato al progetto da dietro le quinte. Oggi però voglio raccontarvi di un periodo difficile, il primo lockdown da Covid, e di un videogioco che per me è stato un vero e proprio rifugio, Persona 5. Che strano ripensare allo scoppio della pandemia, le prime notizie surreali, l'allarme generale e poi la quarantena vera e propria. Io ero chiuso in casa coi miei e ricordo che non avevo colto la gravità della situazione. Mi sembrava tutto un gioco, come una vacanza obbligatoria. E a rafforzare quella sensazione da candid camera di proporzioni globali c'era che poco prima della quarantena avevo iniziato a interessarmi di manga e anime, e ora mi ritrovavo con una valanga di tempo libero proprio quando stavo per dedicarmi a un nuovo hobby. Stentavo a crederci. Nel mezzo della mia fotoazione nipponica avevo comprato anche un nuovo videogioco, attirato dal suo stile fresco e diverso, davvero diverso da tutto quello che avevo giocato, Persona 5. Era il mio periodo anime, e quel gioco era decisamente anime. Ma solo avviandolo mi resi conto di quanto fosse anime. Dal primo istante, Persona 5 scopriva le sue carte, e c'era di tutto. Jazz, animazioni allucinate, fanservice, ma soprattutto i personaggi, persino i menu di gioco, erano una cosa fuori di testa. Era fatta, la scimmia era salita e il mio destino era segnato. Non che avessi molto da fare, Come per molti, durante il lockdown gli impegni si erano ridotti a seguire lezioni online, chiamare amici così tanto per, e videogiocare. E poi onestamente mi dispiaceva disturbare gli altri solo per ammazzare il tempo. E allora, per non disturbare, riaccendevo la play e tornavo dai miei confidenti nel gioco. Sì, perché Persona 5 mi ha offerto qualcosa che nessun altro gioco era riuscito a offrirmi prima. Un mondo alternativo, esotico ma credibile, incontaminato dall'ombra della paura. La Tokyo di Persona 5 fu una rivelazione, tanto quanto i suoi protagonisti. Tra le chiacchierate ai ramen shop, il relax ai bagni termali e le camminate sotto la pioggia, bastò la simulazione di quella vita lì per innamorarmi follemente del coro di amici e confidenti e delle loro storie tremendamente umane. A ripensarci è anche un po' nostalgico ricordare dove tutto è partito. Tre studenti emarginati, su un tetto, sotto la pioggia. Ancora oggi, ogni tanto, quando fuori piove, ripenso alla pioggia di Persona 5 e a tutti i momenti in cui mi ha accompagnato. Intanto però nel mondo reale passavano le settimane. L'euforia iniziale era svanita e anche le cose semplici come uscire a fare la spesa erano diventate preziose scappatoie per ritornare a contatto con l'esterno. Questo era sicuramente vero per qualcuno, ma tutto sommato a me quello che c'era lì fuori non sembrava poi così necessario. Perché andare fuori quando ogni contatto era rischiosissimo? Perché mettere in pericolo me, la mia famiglia, mia nonna a quattro passi da casa? Che senso aveva uscire quando dentro ero al sicuro? Camera mia era un po' come la soffitta del Café Leblanc. Un rifugio, dove incontrare amici e mostrare i miei beni più preziosi. Un luogo dove rispecchiare la mia persona. Mentre il mio corpo attendeva ansioso una cura che non sembrava arrivare mai, il mio avatar viveva intensamente non una, ma due vite. Liceale emarginato in una, leader dei ladri fantasma nell'altra. Quando accendevo la play e mi immergevo in quel mondo, non avevo più paura. I virus sparivano, si azzeravano i contagi e l'unica preoccupazione era pianificare le giornate di gioco per massimizzare missioni e relazioni. Ma dopo qualcosa come 120 ore di gioco, anche Persona 5 era giunto al termine, come pure ogni altra cosa di quel periodo. Col tempo, infatti, le restrizioni si allentarono, i dati si fecero via via più speranzosi e anche le mie paure irrazionali mollarono lentamente la presa. Finire Persona 5, dover abbandonare il suo mondo, mi lasciò addosso una strana sensazione. Provavo nostalgia per dei posti che non ho mai visitato, ma ai quali sarò per sempre legato. E prima o poi li visiterò, questo è certo, perché quel gioco ha fatto esplodere il mio amore per la cultura giapponese. Vi dico solo che nei mesi successivi ho consumato una quantità esagerata di manga, anime e videogiochi giapponesi. Ho anche studiato le basi dell'alfabeto nipponico e, lasciatemelo dire, giravo onigiri come le signore di Bari fanno con le orecchiette. Sì, direi che questa è l'immagine perfetta per lasciarvi all'ultima storia di oggi. Lo avete visto, per ognuno videogiocare per l'anima ha un significato diverso. Può essere un ricordo importante o un rifugio accogliente, mentre per me è stato più un pensiero continuo, in loop, un tarlo nella mente. Ciao, sono Matteo. Anche io, come Nicola, lavoro dietro le quinte al progetto, ma ora è arrivato il momento di raccontarvi una storia. Parla di un gioco a cui non riesco a smettere di pensare da 2 anni e di come mi ha scavato dentro, giorno dopo giorno, finché ho capito, e cioè finché finalmente ha raggiunto la mia anima.
Solo una cosa prima di iniziare. Questa storia parla di un tema molto delicato, il lutto di un genitore. Per questo non vi biasimo se non ve la sentite proseguire, o se per adesso l'argomento vi è troppo sensibile. Tornate più avanti, se volete. Mentre per chi è rimasto, direi di partire proprio da Gris. Già prima di iniziarlo sapevo che quel gioco l'avrei sentito molto vicino, come fosse fatto apposta per me. Parla di una madre che di colpo viene a mancare e di una figlia che fa di tutto per rimettere assieme i pezzi del proprio mondo. Persino la data in cui è uscito sembrava un segno, con Gris pubblicato nel 2018 solo pochi mesi dopo che anche la mia di madre era... Beh, avete capito. Io però Gris l'ho giocato solo 3 anni dopo, nel 2021. Prima non lo conoscevo, né di certo sarei riuscito a reggere il colpo, ma il bello dell'arte è che ti capita davanti proprio quando ne hai bisogno. E col senno di poi, forse, quel gioco era esattamente ciò che mi serviva. In quei 3 anni mi ero convinto di aver rimesso assieme i pezzi, di aver ritrovato i miei colori, un po' come Gris. Uscivo, studiavo, mi confidavo con gli amici, davo retta ai detti popolari, sapete, no? Il tempo cura le ferite, la ricorderemo nei momenti belli, la vita va avanti. E la mia vita era andata avanti, ma poi è arrivata Gris. Giocando nei suoi panni, percorrendo colore dopo colore il viaggio interiore di quella figlia, ho iniziato ad avvertire qualcosa di strano. Sapevo di aver molto in comune con quel gioco e sentivo il dolore di Gris, la sua rabbia, la speranza. Ma allora perché, alla fine del suo viaggio, quando finalmente lei ritrova la voce e riunisce i colori del suo mondo, perché mentre Gris cantava io mi ritrovavo con la voce spezzata? Lì per lì non avevo le forze per chiedermelo. Pensavo a mia madre, a tutte le cose che le avrei voluto dire, a tutte quelle volte che l'avrei voluta accanto a me. Ho pianto come un bambino, ma è stato liberatorio. Mi ha fatto sentire più vicino a mia madre, ai suoi ricordi, e un po' più coraggioso per affrontare il mondo senza lei. Ma quella non era solo catarsi. Questo però lo so solo ora, e solo grazie a quel tarlo, che nel mentre non ha mai smesso di scavare. Sì, perché è da 2 anni che non riesco a smettere di pensare a Gris, e più ci penso e più mi torna in mente quella creatura nera che la perseguita, l'antagonista del gioco. La rabbia, la tristezza, il dolore. A ogni passo Gris è più forte, ma contro la creatura non è mai abbastanza. E allora scappa, schiva, si nasconde. Alla fine però Gris riesce ad affrontare l'oscurità e vince proprio facendo sentire la sua voce. Quanto coraggio ci vuole per cantare di fronte alla morte. Forse ora so cosa vuole quel maledetto tarlo. So perché non riesco a smettere di pensare a Gris. Lei ha lottato contro se stessa per chissà quanto tempo prima di saper maneggiare la sua oscurità. Certo, molto più delle poche ore di gioco che le ho dedicato. Ma forse anche più dei 5 anni che mi separano da mia madre. Nel 2021 Gris mi ha ricordato quanto è difficile perdere un genitore quando si è giovani e mi ha donato un po' del suo coraggio per affrontare la mia oscurità. Oggi invece, nel 2023, mi ricorda l'importanza di restare a contatto con quel dolore e con tutto ciò che evoca e che questo processo è sempre in divenire, come un finale aperto o come un tarlo che non mi lascerà molto presto. Forse l'oscurità di Gris, la sua come la mia, serve proprio a questo, a impedirle di dimenticare sua madre, a ricordarle per cosa, per chi sta lottando. E io non voglio dimenticarla, mai. Non sono solo giochi. Continuiamo a ripeterlo perché vogliamo che le persone capiscano che il videogioco non è solo un giocattolo o una distrazione, ma è un mezzo potentissimo, in grado di portarci in un istante verso luoghi lontani o nei meandri della nostra psiche. C'è chi dice che i videogiochi sono come sogni, spazi eterei di puro potenziale dove perderci, emozionarci o, perché no, fuggire anche solo un istante dalla vita di tutti i giorni. Sia come sia, non c'è bisogno di scomodare Freud per dire che i videogiochi, come i sogni, sono una porta per raggiungere la nostra psiche o la nostra anima. Basta solo incontrare il gioco giusto. Se stai ancora guardando, grazie per essere arrivato fin qui. Questo video è un po' diverso dagli altri, perciò se ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti, condividi. Ma soprattutto raccontaci la tua storia con i videogiochi che ti hanno cambiato. Potete farlo qui nei commenti di YouTube, ma possiamo anche parlarne insieme nel canale Telegram di Level Art che abbiamo inaugurato. Lo trovate in descrizione. Se poi vuoi contribuire ancora di più al progetto Level Art, c'è il nostro Patreon. Ne approfittiamo per ringraziare i nostri sostenitori e per ricordarvi che al link in descrizione potete vedere i benefici riservati agli abbonati. Grazie a tutti per il supporto e al prossimo video!